Ma Lisa Longo è una pittrice veneziana che si avvicina all'arte sia attraverso la pittura sia attraverso la scrittura, ma anche il cinema. Infatti l'artista inizia presto anche un lungo percorso come attrice con più di 70 film all'attivo, tanti da protagonista, al fianco di attori come Ben Gazzara, Arthur Kennedy, Bruce Lee e Christopher Mitchum. Alcuni di questi film, veri cult della cinematografia internazionale, sono diretti da Federico Fellini, Terence Young e Tinto Brass. È così un'artista eclettica, capace di emozionare attraverso diversi linguaggi artistici, utilizzandoli in modo sempre innovativo e unico. La poetica pittorica di Malisa Longo si ritrova proprio nell'immagine della sua città natale, una città dominata dall'acqua, dai colori in continua trasformazione, dai riflessi e dal costante movimento della natura. Venezia è sempre stata la mia fonte di ispirazione. Nelle mie opere ho cercato di fissare i colori della laguna, le nebbie delle barene con i suoi grigi, i coni di luce che tagliano le nuvole e si tuffano nell'acqua, la magia di tramonti infuocati con i suoi rossi che si immergono dolcemente nel blu, mio colore preferito. Le opere di Malisa Longo sono così un'esplosione di colori, in cui spesso è il blu dell'acqua a dominare la tela o il rosso del tramonto. La ricerca e lo studio del colore è così fondamentale di ogni suo lavoro, un colore dinamico, in continuo movimento, proprio come l'acqua che percorre tutta la città di Venezia, o il rosso che esplode nei cieli al tramonto e riflette nell'acqua. Blu e rosso, acqua e cielo, sono così i due colori e i due elementi che tornano nelle sue opere, ma anche il fulcro della sua città natale. I colori blu e rosso in Malisa Longo si dissolvono sullo spazio della tela, evocano l'acqua e il cielo in modo potente, ma velato, e questo la distingue da tutti i grandi artisti veneziani che hanno rappresentato questi due elementi cardini della città lagunare, da Canaletto a Guardi, da Virgilio Guidi a Emilio Vedova. I blu e i rossi di Malisa Longo sono colori in grado di sprigionare luce, proprio perché l'acqua o i tramonti catturano la luce e la restituiscono attraverso infiniti riflessi e sfumature. E così, nelle opere di Malisa Longo, è la luce l'elemento che domina la tela in modo dinamico, esplosivo ed energico. È la luce ciò che l'artista ricerca e studia profondamente in ogni suo progetto, ed è anche l'elemento centrale di Venezia, in grado di fondere e risaltare l'acqua con il cielo. Come ci racconta l'artista in merito a una sua serie di opere. Esplosioni sono una serie di opere che hanno come centralità la mia ricerca sulla luce e sul mistero dell'infinito. Nelle mie opere la luce è determinante, perché non c'è colore senza luce. La luce per me è tutto. Le opere dell'artista rimandano alla grande arte di Jackson Pollock e al suo uso del dripping, ovvero quelle gocciolature di colore gettate sulla tela, in grado di rendere l'opera astratta, ma ricca di energia, espressività e movimento. Le opere di Jackson Pollock catturano il gesto dell'artista, il suo muoversi liberamente sulla tela e gocciolare il colore in forme astratte ma cariche di energia vitale. Allo stesso modo le opere di Malisa Longo appaiono cariche di colore libero, steso in modo dinamico, capace di rappresentare il movimento dell'anima dell'artista. Come racconta Malisa Longo. Davanti a una tela bianca si è soli. È qui che vola la fantasia. È qui che la mente scava nei ricordi. Ricordi che come per magia prendono forma, colore, vita. La tela, per Malisa Longo, diventa un luogo dove far volare emozioni, fantasia e ricordi di vita. Per questo l'artista gocciola il colore sulla tela posta in orizzontale, creando una performance teatrale che si lega al suo lungo lavoro d'attrice, abituata a tradurre sulla scena emozioni e azioni. La tela sembra quasi un libro dove sulle pagine bianche l'artista scrive emozioni e ricordi. Malisa Longo è così in grado di rendere le opere estremamente espressive, materiche e scultoree. Il colore, infatti, emerge dalla tela e lo spettatore è portato quasi a toccarlo con lo sguardo.
Sono così la luce, l'acqua e i tramonti gli elementi che più influenzano la poetica di Malisa Longo, elementi che ricorrono anche in tutta la città di Venezia, come nelle sue tele. Per questo le opere di Malisa Longo sono capaci di dialogare con qualsiasi spazio, si adattano ad ogni arredamento e collezione d'arte, arricchendoli di colore, luce, ma soprattutto energia, movimento e dinamicità. Ammirando le sue opere, lo spettatore viene catturato dai colori e dalle forme che assumono all'interno della tela, come in un vortice d'acqua viene rapito per immergersi nella poetica dell'artista e nella sua stessa anima.